Buon pomeriggio, buon proseguimento di martedì 26 maggio 2020. Bene, da poco ho terminato di vedere tutte le clip dedicate alla puntata di Raw della notte passata. Beh, io penso che un passo in più è stato fatto per quanto riguarda il pubblico. Finalmente una manciata di ragazzi e ragazze del Performance Center hanno potuto assistere alla puntata. Ovviamente tra loro i protagonisti dello show erano divisi dalle vetrate, credo forse era materiale almeno abbastanza resistente. Comunque sono contento già di questo. E intorno all'ora di pranzo, verso le 13, avevo letto addirittura la notizia che, e poi ho visto il video di questo, che Seth Rollins settimana prossima vuole fare una vera e propria cerimonia di ritiro di Rey Mysterio. Questo ovviamente in chiave storyline che io mi auguro, se non sarà lunedì prossimo, tra 2 settimane, di vedere il ritorno sugli schermi di Raw del Folletto di San Diego, perché lo amo tantissimo, come anche apprezzo tantissimo e finalmente il suo primo titolo nella carriera in WWE per Apollo Crews, che lo dedica alla sua famiglia, così tanto sudato e voluto. È faticato appunto con sangue, sudore e anche molto altro. Complimenti veri ad Apollo Crews. Io non me ne volete, ma apprezzo molto di più Apollo Crews rispetto che uno come Sami Zayn, non per le qualità sul ring, ma per il comportamento proprio di Sami Zayn da WrestleMania in poco. Bene, poi, giusto per fare un video breve, la mia carriera da allenatore con la Fiorentina l'ho dovuta, diciamo, annullare perché purtroppo ero andato in rosso in bilancio a FIFA 2009 alla PSP, quindi sono ripartito con una nuova avventura, un nuovo file con il Red Bull Salisburgo in Austria, dove le cose vanno abbastanza bene, poi il bilancio è molto più che positivo, quasi 15 milioni all'attivo. Il mio bomber è Janko, che in quell'annata faceva parte appunto del Salisburgo. Sì, diciamo che oltre alle molte vittorie, a qualche pareggio si stanno verificando anche alcune sconfitte, però più o meno quasi tutti i big match che ho giocato fino ad adesso, delle partite che ho giocato e non di quelle che ho simulato, quasi sempre risultato positivo, vittoria o pareggio. Nelle simulazioni rapide, diciamo, sono arrivate proprio quelle sconfitte che hanno per certi versi tamponato il margine di vantaggio che avevo sulla seconda e perché no anche sulla terza, anche se la dirigenza mi ha richiesto chiaramente la vittoria del titolo del campionato più almeno i quarti di finale di Coppa Nazionale, che però devo ancora giocare la prima partita. Beh, io spero ovviamente in una parte centrale finale del campionato avvincente, magari una corsa a 2 o a 3, compresa la mia squadra del Salisburgo. E poi diciamo che ci stavo pensando su di come anche allenatori del calcio reale cercano magari appunto di fare anni di esperienza in questi tipi di campionati, austriaco, magari si va in Svezia, in Norvegia, perché no, in Brasile. Quindi io sono ripartito proprio da queste idee. Ovviamente la mia prima nuova stagione col Salisburgo verterà su, ho detto, vittoria del campionato e poi almeno quarti di finale di Coppa Nazionale.
Poi vediamo quali altre piazze dopo la fine della stagione sono a disposizione per fare altra esperienza e divertirmi anche con tante squadre. Perché chissà, magari anche per dire la Serie A o la Serie B o la Liga, la Premier League, la Bundesliga, sono campionati dove cioè, non per forza devo fare il manager tecnico di una squadra forte. Ci può essere anche una squadra di bassa media classifica e provare a fare qualcosa di buono. Per il resto vi invito a recuperare gli ultimi video sul mio canale YouTube Nicola De Lucia. Mi raccomando, vi ho già detto, c'è la mia nuova paginetta di zecca fatta ieri di pronostici calcio deluxe. Su YouTube trovate l'ultimo video e il focus sulla partita di oggi di Bundesliga tedesca calcio maschile tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco. Non perdetevela se potete alle ore 18:30 su Sky Sport 1 e credo anche su Sky Sport Football. Quindi a questo punto, dopo quanto avvenuto nella puntata di Raw, sono molto curioso e ho altrettanta attesa per la puntata di Raw di settimana prossima, anche perché chissà. Potremmo anche rivedere le mistine, non si sa mai, me lo auguro. Magari ci potremmo gustare la vendetta a piatto freddo. Chissà, magari gli sta preparando un bel crepandone le mistine a Seth Rollins. Bene, a parte questo, qualche appuntamento per domani, sicuro arriverà la nuova puntata del Deluxe Show. Non mi sono ancora sentito quest'oggi con Nicola Zecchino, ma lo farò a breve telefonicamente anche per comunicargli la mia volontà di fare domani la nuova puntata. Bene, buon proseguimento di giornate di martedì a tutti. Noi ci vediamo quando prima sui nostri soliti canali. Questo comunque è l'ultimo video di oggi del mio canale YouTube. Per gli altri video ci vediamo domani, restate sempre sintonizzati con me, sempre aggiornati. Grazie a tutti, alla prossima, a presto, ciao!